Alla nostra guida Alessandro Sallusti, direttore del giornale, ben trovato. Come andiamo, direttore? La sua primavera è bellissima, no? Come tutto quello che ha a che vedere con questo momento del paese, suppongo. Ma sai, il problema è che siamo in campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale, nel pieno della campagna elettorale, e per cui adesso non voglio, come dire, essere banale, ma tutto quello che si dice in politica è simil vero se non addirittura falso, nel senso che le varie, sia la Lega che i 5 Stelle si stanno rivolgendo al loro elettorato. Anche queste cose che vengono incardinate al governo, tipo il rimborso dei truffati di Etruria, sono tutti provvedimenti madre, poi per essere diventare realtà certo. ci vogliono i provvedimenti figli e questi chissà quando e chissà come arriveranno, per cui insomma Adesso poi ce le prepariamoci a 40 guardiamo una giorni per di una le annunci. questioni, direttore, però preliminarmente io stamattina mi sono svegliata e subito sono andata a cercarmi un'intervista di Virginia Sabba, perché ormai mi sono abituata che ogni giorno ce n'è una, la nuova fidanzata di Maio. Non l'ho trovata, questo mi ha messo una certa tristezza. No, la vera domanda è la seguente. Tutte queste foto di baci, di abbracci, che tipo di messaggio politico sono? Perché non posso pensare che siano casuali. Oppure sì, prego, direttore. Tra l'altro lei ha scritto come spiegato il Di Ma Maio innamorato, se n'è occupato, diciamo. entrare nella vita privata delle persone è sempre pericoloso, nel senso che, non, che chi lo Ma sa infatti io come mi stanno chiedo le qual è il cose, messaggio politico, no? però è noto due coincidenze. La prima è che tutto questo avviene a ridosso delle polemiche infuocate che hanno diviso anche parte dell'opinione pubblica sul convegno delle famiglie, convegno mondiale delle famiglie a Verona. La seconda è che sono partiti insieme Di Maio e Salvini, non c'è solo Di È Maio, c'è anche vero. Salvini. Quasi a volere, come dire, fare una gara tra di loro e non lasciare spazio neppure sul gossip o neppure sui sentimenti. Dopodiché prendo atto che Di Maio aveva detto che chi a Verona era a Verona per sostenere le buone ragioni della famiglia tradizionale era uno sfigato, beh, insomma, lui innamorato. E con lei che parla di bambini, di suoceri, insomma di famiglia, beh, insomma, quanto è sfigato il Di Maio innamorato, ma non per, come offesa, come constatazione. Diciamo, attribuendo a Di Maio qualcosa che lui aveva attribuito a quelli che sarebbero andati a Verona, questo è il punto. Senta, direttore, se la ricorda la frase controordine compagni, perché noi l'abbiamo un po' rivisitata ed è controordine cittadini e abbiamo immaginato che a pronunciarla fosse Di Maio. Sa perché lo dico? Perché in realtà non era tanto tempo fa quando sentivamo Di Maio dire che sarebbe arrivato il boom economico, poi abbiamo sentito anche Conte, l'anno bellissimo, eccetera, eccetera. Ora, al netto della campagna elettorale, poi diciamo, siccome i numeri sono numeri e quindi uno un pochino dovrebbe rimanere aderente alla realtà, ci ha colpito che si è passati dal boom economico alla preoccupazione di Di Maio l'altra sera negli studi della Sette a Di Martedì, no? Allora, cos'è successo? Il Di Maio innamorato è più pensieroso? Cioè, che cosa sta cambiando? Perché anche lì c'è un tema che ha a che vedere con la narrazione, col messaggio politico che uno vuole veicolare, no? Ma probabilmente conoscendo lui i numeri veri, che secondo i ben informati sono addirittura peggiori di quelli già brutti che conosciamo noi, sa che adesso durante la campagna elettorale no, ma subito dopo le elezioni di maggio questa realtà verrà a galla e deve essere affrontata e quindi come se stesse preparando l'opinione pubblica a qualcosa di terribile, c'è chi parla di patrimoniale, c'è chi parla di aumentare l'IVA, c'è chi parla, insomma, qualcosa dovranno fare. E allora è un po' preparare il terreno, si è passati dai gufi, da fatevi fatti vostri all'Europa, Banca Italia, al Fondo Monetario, insomma, tutti quelli che dicevano che le cose andavano male, adesso dice, beh, però gufi forse no, se la Sì, situazione è almeno delicata, lui, siamo no? Perché Salvini preoccupati. continua sulla linea dei gufi, però appunto abbiamo assistito ad una mutazione da parte di Di Maio, cioè un atteggiamento un po' diverso, anzi direi parecchio diverso. E, senta, direttore, il Juncker ha detto che alcuni ministri italiani
sono bugiardi. Allora, poi se vuole mi dice anche cosa pensa lei di Juncker, però prima le chiedo, se lei dovesse fare una classifica di bugiardi, chi metterebbe in questa classifica, chi primo, chi secondo, chi terzo? Ma se vogliamo essere, non dico onesti, che è una parola un po' grossa, ma metterei, esagerato, metterei gli ultimi presidenti del Consiglio degli ultimi 50 anni, ma tutti i politici sono bugiardi. Qual è il problema? È che questi sono spudorati, che è qualcosa in più di bugiardo, no? Nel senso che i vecchi politici mentivano, ma insomma cercavano di creare una narrazione finta che potesse essere supportata da dei dati reali. Questi prescindono dai dati reali. Dopodiché Juncker, c'è quella pettegolezzo che gira, che dice che è uno a cui piace bere, se così fosse, se fosse vero, direi in vino veritas, cioè l'ha detta giusta, politici italiani... Senta, però se tanti politici italiani sono Pinocchio, esiste una fata turchina? Vogliamo dire che è tria la nostra fata turchina, perché se non altro ha avuto l'onestà di dire guardate che i numeri sono tutti sbagliati. Sì, tria fata turchina è una bella, la userò prima o poi. È un suggerimento, diciamo. È una bella metà. Sì, no, non ha proprio le sembianze della fata turchina, ma per quello che ci piace, capito? Perché è quello che ha detto, io sono senza bacchetta magica, perciò mi viene in mente la fata turchina, perché è una fata turchina che denuncia il fatto di non avere la bacchetta magica, quindi mi fa simpatia. Non dimentichiamo che Tria, anche a me è molto simpatico, non dico che la lunga mano, che sarebbe un'offesa per lui, che è un signor professionista, ma insomma è molto coordinato con Mattarella. E quindi direi che la fata turchina è più che Tria è Mattarella, perché è lui che insomma cerca di dirigere il traffico e limitare i danni. Non dico che riesca a cambiare il corso delle cose, ma a limitare i danni sicuramente sì. Allora, veniamo a questo decreto che sta arrivando, oggi dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri. C'era un programma che io conosco molto bene per averci lavorato, che si chiama Chi l'ha visto, no? Che cerca le persone scomparse. Ecco, diciamo che noi per un po' l'abbiamo cercato sto decreto crescita, volevamo capire che cosa ci fosse dentro. Lei sicuramente è più informato di noi, non abbiamo capito praticamente nulla, qualche condonino, però non abbiamo capito moltissimo. E appunto la domanda che tutti ci facciamo è se c'è o non c'è alla fine all'interno di questo decreto anche la soluzione per, lei lo accennava prima, i truffati delle banche. Ora lì la questione, oggi Conte ha detto, ma se poi non ci dovesse essere perché c'è un fatto tecnico, ora derubricare a problema tecnico una questione politica che evidentemente si è posta, no? Perché lì da una parte c'è Tria che dice... Guardate che non si può fare così perché semplicemente poi dopo ci vengono a prendere a casa, dice ne rispondono i funzionari, ne risponde con la Corte dei Conti, ne rispondiamo tutti. Dall'altra parte ci sono Salvini e Di Maio che dicono noi l'abbiamo promesso, quindi si deve fare. Come se ne esce? E poi Tria è sacrificabile? Dunque, come se ne esce? Beh, non lo so, non sono un tecnico. Io temo che non se ne esca perché c'è un problema... molto banale, molto semplice, che è giusto rimborsare chi è stato truffato, ma chi ha aderito volontariamente, consciamente all'offerta di quella banca di comprare le azioni, non erano azioni ma per capirci, beh, quello non è truffato, quello è uno che ha rischiato, gli è andata male e quindi non è molto corretto risarcirlo. Quindi andrebbero distinti, come dice Tria. Ma qual è il problema? Come fai? Non c'è un giudice che può stabilire se uno è stato truffato o se ha voluto, se era un giocatore d'azzardo. E quindi, come dire, il problema è oggettivamente di difficile soluzione. Dopodiché Tria è sacrificabile, beh, tutti sono sacrificabili, però attenzione, ripeto, Tria non è il signor Tria. Tria è lì come dire, cane da guardia,
insomma, del sistema che questi signori volevano smontare, attaccare, vogliono smontare, attaccare, e quindi non sarà così semplice. Comunque via un tria arriverà un altro tria, non penso che arrivi un amico degli amici. Senta, direttore, quando noi sentiamo parlare, come è successo nelle settimane che sono appena finite, di decreto crescita da una parte, di sblocca cantieri dall'altra, come di due provvedimenti che devono mettere in moto il Paese, in fondo il Governo si sta autodenunciando? Cioè ci sta dicendo che invece la manovra di bilancio fatta con quota 100 e il reddito di cittadinanza non serve né a sbloccare il Paese né a fare la crescita? Beh, questo credo che sì, credo che ne stiano prendendo atto, del resto lo dicono i numeri, perché sia nella quantità, il reddito di cittadinanza finora è stato chiesto da 500 e passa mila persone, cioè meno dell'1% della popolazione, che è una piccola parte anche degli aventi diritto, e dentro questi 500.000 un terzo sono persone straniere, e quindi, come dire, non c'è stata la corsa al reddito, così onestamente come non c'è stata la corsa a quota 100, perché parliamo di 80-90 mila persone, beate loro che hanno avuto questa chance, cioè. Ma insomma non sono due provvedimenti che hanno rimesso in moto dei sistemi, sono due provvedimenti che hanno accontentato alcune persone, questo, come dire, felice per loro, ma dal punto di vista del Salva Italia sono due provvedimenti che, per quello che appare da questi primi dati, non hanno spostato di un centimetro il problema. E senta, direttore, da ultimo le chiedo la vicenda di Torre Maura. Noi oggi ci torniamo, vediamo di raccontare quello che ancora sta accadendo, perché lo ricordiamo a chi non l'avesse seguito da casa, questo evento che assai ha fatto discutere. Sono stati trasferiti dal Comune di Roma nel quartiere di Torre Maura in una palazzina 77 persone, 77 Rom. È scattata la rivolta degli abitanti, si è dato fuoco ai cassonetti, è stata bruciata un'automobile, abbiamo visto, insomma, una serie di immagini, il pane per terra calpestato, eccetera, eccetera. Lei oggi scrive Salvate l'Italia dalla tolleranza. Le chiedo, a Torre Maura, chi ha sbagliato più forte? No, lì hanno sbagliato un po' tutti, a parte i cittadini, ma penso i cittadini che erano a casa loro, perché insomma, gli attori sono tre: la Raggi, che ha sbagliato tutto per l'ennesima volta, Anche i se lei a Roma, sua che non è volta che si è hanno arrabbiata sbagliato con i suoi Roma. Vabbè, funzionari dicendo che non l'avevano avvertita e che hanno gestito male, che farà un'azione disciplinare, ho letto qualcosa del sì, ma genere. guardi, io non capisco, io sono stato arrestato perché un mio collaboratore ha sbagliato, non Certo. capisco perché la Raggi debba star lì se i suoi collaboratori continuano a sbagliare ogni giorno. Cioè, Cioè, la intanto chiedi capacità di scusa guida tu è e anche poi di fai il provvedimento disciplinare, come mai fosse, questo lei dice, direttore. Dopodiché, sì, esattamente. Dopodiché i poveri Rom, che poi non sono così tanto poveri, non hanno, diciamo così, le mie simpatie, o meglio, i campi Rom non hanno le mie simpatie, perché sono qualcosa di incivile, nel senso che E però lì generano degrado parlavamo appunto di sociale persone da che tutti i venivano punti di via da un vista, campo rom e no? venivano appunto spostate in una palazzina. In un altro piccolo, che sarebbe nato un altro piccolo campo rom, e dopodiché non ha, onestamente non ha la mia simpatia, nemmeno Casa Pound, perché non si usa la violenza, non si usa la disperazione della gente per incendiare le macchine, minacciare la polizia e calpestare il pane, non sono cose che mi piacciono. Io oggi scrivo che il problema è la tolleranza, perché l'intolleranza nasce da un eccesso di tolleranza. L'eccesso di tolleranza distrugge la tolleranza. Dobbiamo capire di smetterla di dire che chi chiede regole, chi chiede il rispetto delle leggi, chi chiede le cose fatte bene sia un intollerante o un fascista. È un buon amministratore uno che chiede il rispetto delle regole. Abbiamo messo in croce l'intolleranza nel senso di non tollerare le intolleranze, e quindi ci ritroviamo in balia degli intolleranti.
Questo è un cane che si morde la coda Dove tra gli sarebbe intolleranti meglio ovviamente interromperlo mettiamo questo anche quelli che circuito. bruciano i cassonetti e che non rispettano le regole. Assolutamente Chiaro. sì, ma assolutamente sì, certamente sì. Oggi l'ho scritto, a me che Casa Pound vada a bruciare i cassonetti, a picchiare la polizia e a calpestare il pane, a me non piace, anzi, mi dà molto fastidio. Grazie ad Alessandro Sallusti, è sempre un piacere, torni a trovarci presto.